Ragazzuoli belli, bentornati in questo nuovo video dove oggi andremo a parlare di alcune cose interessanti, soprattutto perché ne siamo in piena stagione. Di cosa stiamo parlando? In questo video voglio proprio parlare di alcune esche top water, perché sì, c'è differenza, ragazzi, perché ovviamente, ragazzi, quando si parla di top water ci sono due macro categorie: popper e VTD. In questo caso oggi voglio andare ad analizzare i VTD, nello specifico proprio il Walking the Dog Lure, quindi praticamente il classico VTD, tralasciando tutte le varie sfaccettature come per esempio potrebbe essere un needle, che magari andremo a dedicare un video appunto su alcuni aspetti da tenere bene in considerazione quando si usa un needle e che tipo di caratteristiche ha. In questo video lo andremo a vedere per quanto riguarda i VTD. Il VTD è un'esca generalmente molto versatile dal potere attrattivo su tante specie di predatori. In questo periodo estivo la si può benissimo usare sia in acque interne che in mare. Voglio focalizzare questo video però su un uso prettamente un po' più marino, non che in acqua dolce non possa essere applicato, ma semplicemente perché questo tipo di problema o questo tipo di dettaglio è maggiormente importante in mare. Cercando di entrare un po' più nello specifico, ragazzi, questa caratteristica di cui andrò a parlare in breve, una manciata di secondi, è fondamentale quando usiamo VTD in mare e comunque sia importante anche quando lo si usa in acque interne, soprattutto nei grandi laghi. Di cosa sto parlando? Sto parlando di un VTD non può essere usato generalmente così, come della serie io c'ho questo e metto questo, oppure mettiamo questo perché l'altra volta ci ho preso tanto pesce. No. Quando si sceglie un VTD bisogna sempre avere un criterio di scelta. Perché? Perché ho detto che è importantissimo in mare e comunque sia molto importante soprattutto se si pesca in acque interne, per esempio nei grandi laghi. Perché il VTD, ragazzi, è soggetto, cioè l'azione walking the dog in questo caso, mo adesso con me non c'ho niente perché sto facendo questo video così, c'ho tutto in garage, mo non c'ho voglia di andare a rovistat, farvi trovare, ma no, ve li proietto a schermo. Comunque sia, la forma del VTD ne determina il suo movimento e quindi di conseguenza ne determina anche il suo andamento, ok, destra e sinistra, sulla superficie dell'acqua. Ora, quante volte noi peschiamo in una condizione di acqua completamente ferma, ma quante volte per esempio andiamo a pescare con l'acqua leggermente brizzolata, o semplicemente quante volte ci è capitato di dover pescare soprattutto al mare con magari del vento che increspa l'acqua e magari anche un'onda fastidiosa e notiamo che il nostro VTD nuota male o addirittura non lo vediamo perché rimane sotto il pelo dell'acqua. Ecco, questo video è fatto apposta, ragazzi, per andare a scegliere, diciamo, non andare a scegliere, ma cercare di capire come scegliere il VTD, soprattutto perché adesso, ragazzi, questa è la stagione estiva, la stagione dove praticamente il top water è divertentissimo e soprattutto quando si va a pescare, per esempio, in mare, ragazzi, al momento ci sono serra latitanti, ok? Almeno per quanto riguarda il litorale laziale. Però, ragazzi, vi posso dire che andando avanti con agosto e gli inizi di settembre, la pesca a top water è la regina per andare ad insidiare appunto questi bellissimi predatori che è appunto il pesce serra. Ciò non toglie, ragazzi, che il VTD è ottimo anche se usato in foci, andando appunto a cercare di insidiare spigole, lecciotte, lecceamia, oppure semplicemente in acque interne a cavedani, ad aspi, a black bass. E quindi è importantissimo capire la sua forma e come applicare la sua forma nelle condizioni meteo marine in cui ci troviamo. Ok, ragazzi, le forme dei VTD possiamo definire diciamo tre principali, ok? Una dove praticamente il VTD ha un assetto molto in line, quindi molto allineato, flat, piatto, cioè praticamente è un pezzettino di plastica completamente dritto con l'occhiello al centro del suo corpo, come il classico esempio, ragazzi, in questo caso potrebbe essere il classico e storico artificiale americano, non so pronunciarlo, il Zara Spook, praticamente classico VTD storico che ha fatto innumerevoli catture negli anni addietro. Quello è uno dei classici, però non sto parlando che
di quello là. Comunque sia, oggigiorno nel 2024 ci sono tantissimi artificiali che ha tantissimi Walking the Dog che hanno quella caratteristica. Quello è un artificiale che praticamente, un VTD praticamente molto simmetrico, quindi con il bilanciamento molto piatto, senza troppe forme, quindi anche il corpo stesso piatto e l'anellino è piazzato al centro della sua testa. Questo è un ottimo, ottimo, ottimo artificiale, soprattutto quando si intravede, cioè non si intravede, ma quando si va a pescare su acque completamente ferme. Perché questo? Perché non essendoci la presenza di onde e quindi disturbo nel suo nuoto, lui riesce a fare il suo classico destra e sinistra perfettamente, e lo si fa. Si fa notare moltissimo e si fa individuare veramente tanto dai pesci anche da lunghe distanze, perché comunque sia rompe l'acqua nella maniera migliore. Però che succede se per esempio in questo caso noi andiamo ad utilizzare lo stesso artificiale con una condizione diversa? Prima di andarvelo a dire, però, ragazzi, voglio anche introdurre un'altra forma, una forma un po' più atipica. Io la chiamo non neanche a forma di banana, ma è una forma, diciamo, che il corpo è tendenzialmente inline, quindi tendenzialmente piatto per quanto riguarda la parte posteriore, ma la parte anteriore tende a fare una leggera impennata verso l'alto, quindi avremo un corpo non simmetrico a banana, a mezzaluna, così, ma avremo un corpo piatto dietro e tipo a forma di prua di barca davanti, no? Che va verso l'alto, quindi piatto dietro e che va su. Ora, questo tipo di forma che cosa fa? Che cosa produce? Quando noi azioniamo il classico recupero da VTD, che cosa succede in questo caso? Beh, molto semplice, ragazzi, col fatto che la testa è leggermente verso l'alto, quando noi andiamo ad imprimere le twitchate per andare a fare il classico movimento da Walking the Dog, l'anellino, quindi la testa, essendo più alta rispetto alla superficie dell'acqua, alla linea di galleggiamento, chiamiamo così, quando noi andiamo a dare la tirata, essa tende a battere verso l'acqua, quindi è come se la testa battesse sull'acqua, che in alcuni casi più o meno accentuati fa andare sotto il Walking the Dog, lo fa curvare per poi riemergere basso e alto, basso e alto, basso e alto, basso e alto. Praticamente fa una sorta di Walking the Dog dove la prima parte del nuoto si immerge. Ora, generalmente questo tipo di Walking the Dog è anche un Walking the Dog abbastanza sonoro, nel senso hanno un rattling molto molto accentuato al suo interno. Questo perché questo tipo di Walking the Dog è un Walking the Dog studiato appunto per andare a infastidire i pesci, ma soprattutto anche per farsi individuare in situazione di, per esempio, di acqua sporca, vento in questo caso, senza moto ondoso troppo esagerato, quindi un moto ondoso ok, quasi piatto, ok, tipo quando si alza la classica termica per esempio il pomeriggio che fa increspare l'acqua ma non ha proprio delle vere e proprie onde. E noi andremo a utilizzare quello perché? Perché è facilmente più individuabile, perché crea più vibrazioni, non che vibra in sé per sé l'artificiale, ma andando a fare chaff chaff sull'acqua, più con il suo rattling e più ovviamente il suo movimento Walking the Dog, è più facile da individuare, quindi il pesce può sentirlo e individuarlo da lunghe distanze, o semplicemente può dargli fastidio se gli passa sopra il suo habitat dove sta stazionando, dice: vede sto coso che sta a fa un casino sulla superficie, e va là e gli dà per territorio. Ora, che succede se questi due tipi di artificiali, queste due forme particolari di VTD le andiamo ad usare con un moto ondoso pronunciato, per esempio con un mare che si sta iniziando ad agitare, oppure con del vento teso che ci crea un'onda molto fastidiosa,
o semplicemente comunque sia con un modo ondoso? Quante volte vi è capitato che, per esempio, quando noi andiamo a fare il recupero VTD, sto VTD sparisce a un certo punto, non esce fuori dall'acqua? Questo è dovuto dalla forma proprio, perché quando abbiamo VTD dalla forma inline o VTD comunque sia dalla testa leggermente rialzata, che sono predisposti, il corpo piatto dietro, e sono predisposti quindi ad andare giù, purtroppo non riescono in questo caso a scavalcare le onde. E quindi noi staremo pescando anche con il miglior VTD del mondo, ma se in quella circostanza il VTD non fa il VTD, quindi non sta a galla e fa destra e sinistra, siamo fuori pesca, stiamo praticamente bagnando il filo e bagnando l'artificiale. Dai, l'ho estremizzato un pochino, ragazzi, però comunque sia l'artificiale non si muove nella maniera corretta e di conseguenza faticheremo noi a cercare di andare a fare una cattura. Ora, in questi casi, ragazzi, quando abbiamo per esempio questo modo ondoso qua, che può essere più o meno frequente, quindi onda lunga o più ravvicinata, il miglior VTD, secondo la mia esperienza, ho notato che sono quei VTD a forma proprio di banana o mezzaluna, proprio completamente a barchetta in questo caso qua. Perché? Con la schiena piatta, quindi schiena piatta, dorso piatto e poi tutta la pancia sotto fatta a mezzaluna, questo artificiale, ragazzi, proprio perché asseconderà tutte le onde, vi assicuro che starà sulla superficie e farà quello per cui è stato costruito e concepito, oppure esattamente farà il VTD, ragazzi. Quindi staremo in piena pesca. È anche vero, ragazzi, che vi devo dire che una volta capite le forme e come applicarle, ci sono anche determinati VTD che si muovono più o meno alla stessa, no, più o meno alla stessa maniera, ma più o meno in maniera diversa, perché c'è il VTD che comunque sia rimarrà dritto in asse e farà solo destra e sinistra, ma ci sarà anche quello che comunque a destra si intraversa anche. Vi ricordate nel video dove ho spiegato, dove ho parlato un po' dei jerkbait, per esempio, e vi ho detto che c'è l'azione di wobbling, ovvero quello che fa a destra e sinistra, la vibrazione di quando il jerkbait nuota in avanti, ma c'è anche il rolling, ovvero la rotazione sul suo asse. Ecco, alcuni VTD rolleranno quando noi andremo a fare l'azione di Walking the Dog, appunto. E questi VTD, quando faranno queste azioni qua che rollano su un lato e sull'altro, è importante, una volta che noi, allora, premettiamo, una volta che noi abbiamo capito che l'artificiale che stiamo utilizzando è un VTD che ha la caratteristica di andare a intraversarsi su un lato e sull'altro ogni volta che si fa un recupero Walking the Dog, a recupero costante o anche lento, dobbiamo essere molto intelligenti di andare a sfruttare quella caratteristica. Perché? Perché se io ho un VTD, appunto, che ha questa caratteristica di inclinarsi su un lato e io me lo compro tutto bianco o tutto nero, o semplicemente anche un colore naturale, ma talmente sfumato che lo stacco cromatico, il contrasto cromatico non lo fa. Cerchiamo di essere un po' più intelligenti e di utilizzare quell'arma a nostro favore, non di essere a sfavore, nel senso, non è che a sfavore, però se possiamo avere una cartuccia in più, perché non sfruttarla? Quindi, ragazzi, importantissimo, quando noi andiamo a utilizzare il Walking the Dog, va bene, se non siamo, se ci manca un po' di esperienza e non conosciamo quel modello, diciamo che dobbiamo un po' affidarci all'esperienza e magari alla conoscenza del venditore con cui ci stiamo interfacciando per andare ad acquistare questo artificiale, o semplicemente chiedete in giro chi li ha usati, come si muovono. Perché se sapete che, per esempio, un artificiale che potrebbe essere in questo caso, anzi, non faccio nomi, un artificiale che comunque sia fa destra e sinistra e si intraversa anche, allora io sceglierei un artificiale che ha un contrasto cromatico netto, magari la schiena bella blu o bella nera, pancia arancione o gialla e ventre bianco, ad esempio, che quando lui si intraversa mi fa un contrasto cromatico diverso che
quando c'è un pesce che magari da sotto segue, cioè c'è il VTD che fa qua, il pesce segue e praticamente lo vede, vede anche il contrasto. Se il contrasto 1, 2, 3 alla quarta volta gli dà fastidio, sto pesce come al solito, come avete visto dai vari reel, boom, gli dà una focciata per territorio e cerca praticamente di andare a scacciare questo individuo strano che si muove strano, oppure semplicemente attacca per fame, quindi per mangiarselo proprio. Discorso diverso ovviamente, ragazzi, se il VTD non si intraversa ma fa semplicemente il VTD. In questo caso, ragazzi, la colorazione lascia un po', non dico il tempo che trova, però comunque sia, non diventate matti, prendete una colorazione naturale o di fantasia e va bene uguale, tanto il VTD in quel caso rimane allineato, sta sopra, il pesce da sotto, no, maggiormente la pancia e la parte inferiore. Quindi ragazzi, quando andate a cercare, quando andate a scegliere il VTD da comprare o da utilizzare in quel preciso istante, anzi facciamo così, la miglior soluzione, il miglior scenario che voi potete presentare a voi stessi, quindi farvi tra virgolette non un favore ma un regalo, è quello di andare a pesca ma di avere nella cassetta non un VTD, perché saremo un po' limitati, ma essere sicuri di avere almeno due VTD, almeno, non dico tre, cioè che sia un VTD classico in linea oppure che sia un VTD con la testa leggermente rialzata che fa questo movimento che sale e scende, che si immerge nella prima parte e poi riemerge quando fa il VTD, immerge, che sia uno dei due non importa, però l'importante è avere uno dei due per quando ci sono determinate condizioni di acqua, e quello a forma di mezzaluna o banana. Perché se peschiamo e ci si alza il vento e siamo e il nostro VTD lavora male, se avevamo la possibilità di catturare un pesce o 10 pesci, cappotto a casa, tipo vai a serra che già le catture sono abbastanza avare, ce n'era un unico pesce che stava a girare che voleva cacciare, ho utilizzato un VTD che non era idoneo per quella condizione di acqua e dice: mazza che strano sto coso, ma io non mi impiccio, io non mi mischio, passo. Quindi più ne avremo, meglio sarà per noi per andare a cercare il miglior VTD. Però quando si cerca, ragazzi, di andare a pescare top water e si sceglie il VTD, non pensate che praticamente il VTD è un classico artificiale che galleggia, che fa sinistra-destra, perché qua state sbagliando di grosso. Sbagliate di grosso ad ignorare il fatto che sono diversi, si muovono in maniera diverse e le forme sono studiate per condizioni di acqua diverse. Se questo video ovviamente vi è piaciuto, like, commento, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.